Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del nuovo questore di Caserta, della provincia di Caserta, dottor Antonino Messineo. Buonasera dottore, come Buonasera, sta? Buonasera, bene, grazie. Le do il benvenuto, questa è una trasmissione interamente dedicata alle istituzioni, a tutti i personaggi istituzionali importanti come lei e quindi mi fa piacere che lei abbia aderito alla mia richiesta eh, di intervista. Ecco, impariamo a conoscerla un po' meglio. Attraverso un po' della nostra conversazione. Dunque, l'8 gennaio 2022 c'è stato il cambio al vertice della questura di Caserta. Ecco, c'era prima di lei il questore Antonio Borrelli, e, diciamo, è stato con noi cinque anni ed è stato bravissimo per la verità. Io lo saluto con affetto e stima. Tant'è che eh, diciamo, è riuscito a, passare la, a far passare la questura da secondo livello a primo. Nel livello. Dopo diciamo, la, questa data dell'8 gennaio, quindi 10 gennaio, è, è arrivato lei, proveniente dalla Questura di Vicenza. Lei appena arrivato uh, diciamo, alla conferenza stampa ha detto aiutatemi a far bene il mio lavoro per un giusto percorso di legalità. Insomma vuole il rapporto con la città con le istituzioni e il dialogo è una cosa importantissima al giorno d'oggi perché si parla tanto di dialogo, ma si preferisce dialogare con le macchine, col telefonino e poco diciamo eh, Sa, di direi, presenza. Direi che oltre che il dialogo è più importante l'ascolto: è importante ascoltare. Non, sentire, non ascoltare, sentire, ascoltare. Ascoltare. Quindi lei è un socratico. Diciamo che sono una persona che ama, eh, voglio dire, le relazioni con gli altri, ma non per il semplice fatto di relazionarmi, per il semplice fatto di conoscere, di imparare, di acquisire informazioni che poi sono utili ovviamente nella mia attività. Certo, sembra... Ed è quello che è fondamentale. Quindi un, un dialogo è importantissimo. Io dico Socratica perché anch'io lo sono, e lei l'abbiamo imparato a scuola. So, Socrate, come diceva, la cosa importante era il dialogo, poi metteva l'ironia e la maieutica, sono tutte e tre importantissime. Il dialogo è veramente al giorno d'oggi importante, signor Questore. Io ho, ho voluto riassumere un po' il suo curriculum che è corposo e prestigioso e ho cercato di radunare le, le, diciamo, gli incarichi più importanti. Mi scuserà se ho saltato qualcosa, magari mi riderguisce e mi dice hai mancato quello. Non mi permetterei mai. Eh, no, no, vabbè, ha, ha il permesso. Allora, lei è da 37 anni in polizia, quindi una vita. Ecco, nata ad Agrigento, l'8 settembre l'anno non lo diciamo perché sto vedendo che anche gli uomini vogliono, diciamo, hanno, diciamo, vogliono mettere... Diciamo, lo possiamo dire da Tante giovani. Io ho 60 anni, quindi. 60 anni, quindi è giovane, ha voglia. Ecco, eh, laureato in giurisprudenza, naturalmente, ha ricoperto vari incarichi. Io li ho riassunti un po', perché sono tutti importanti. È stato nel mille, lontano 1990 dirigente della Digos. Giusto così, poi è stato alla questura di Agrigento, quindi la sua eh, casa perché è di Agrigento, come capo di gabinetto. Poi, promosso primo dirigente, è andato alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, credo sia la Criminal Poli no? di Roma. Poi da primo dirigente va alla DIA a Roma e si occupa di Camorra e di Indrangheta. Ecco perché lei nella conferenza stampa ha detto tanto io conosco il vostro territorio. Sempre alla DIA da dirigente superiore e capo ufficio ispettivo. Se la sono tenuti lei la DIA, se l'è tenuto stretto. Eh, dunque sempre alla DIA e vice direttore amministrativo. Questore poi della provincia di Terni, siamo più o meno ai nostri giorni, e questore della provincia di Vicenza e siamo all'ultimo all incarico qui. Ecco, che cosa ha esclamato quando le hanno detto: Guarda, tu andrai a dirigere la questura della provincia di Caserta? Come ha reagito? Ma ho reagito con. Io l'ho detto nella prima intervista. Nella prima intervista ho detto che praticamente ero, come voglio dire e molto contento, molto contento ma nello stesso tempo perché? Perché praticamente so che era una prova difficile, la questura di Caserta è una delle questure più difficili d'Italia, è una questura molto impegnativa, è una questura con molte problematiche perché ha un territorio con molte problematiche, motivo per cui è una sfida e le sfide sono quelle che mi sono sempre piaciute, andare nei posti Andare in posti facili poi alla fine è, monotono. è monotono e ti annoia, andare in Vì. posti difficili continui sempre a provarti, a capire cosa devi fare, a spenderti eh, per il tuo lavoro, ma quello che dico più importante è spenderti per le persone. Io ho 37 anni di polizia, come dico ai miei funzionari e come dicevo Fedu, anche certo. in sede di conferenza stampa. Per me ogni sede nuova è come se diventassi vicecommissario per la prima volta, come se superassi il concorso. Perché nella realtà è un'esperienza nuova che ti impegna di nuovo, che eh, ti dà la forza, la capacità e l'entusiasmo per andare avanti. Ed è quello che io metto sempre nel mio lavoro. Nel, in tutte le attività che faccio. La passione. È, ma la passione è importante perché vedi fare questo lavoro come fare anche il medico, come fare lavori di carattere particolare, non lo puoi fare con l'orologio alla mano. Cioè non puoi pensare di andare in ufficio alle 8, di pensare che si facciano le 14 per andare a casa, perché sennò diventa una tortura, è una tragedia. Il nostro lavoro lo devi fare con la passione, con la passione e ma con la consapevolezza che il tuo lavoro non è importante solo per bene, te, è sì. importante per gli altri. È certo. Se tu fai bene il tuo lavoro, fai del bene alle altre persone, garantisci quella famosa sicurezza di cui stiamo certo, parlando, certo. quella legalità, che sono i principi fondamentali per la convivenza civile. È, certo. è ovvio che l'economia è importante, è ovvio che è importante il lavoro, è ovvio che è importante la comunità. Ma tutto questo sistema se non si sviluppa in un ordinato vivere civile, se non si sviluppa in un clima di legalità e di rispetto del lavoro e della dignità degli altri, alla fine eh, non paga. Non paga, ma poi alla fine non arrivi mai a raggiungere, a quel non arrivi mai a raggiungere quegli obiettivi è che certo, sono fondamentali. È giusto. Allora ecco che il nostro lavoro è questo. È per il servizio alla comunità e vivere la comunità. Io dicevo questo, quindi questo è un fatto importante. Caserta ovviamente, è, come voglio dire, io ho fatto quasi 17 anni giù in Sicilia nei periodi più brutti, li ho fatti tra l'85 e, e il 2001, e dove praticamente c'era in corso la più grande guerra di mafia che praticamente l'Italia abbia mai subito. Eh, ho avuto tanti colleghi che sono caduti nel corso eh. del loro lavoro, tanti li ho conosciuti, tanti magistrati con cui abbiamo lavorato insieme e che quindi voglio dire, ne hai un ricordo eh, importante, un ricordo che ti porti nel tempo. Ed sono stati momenti che, ti, che hanno, ti hanno coinvolto tanto, alla polizia, tanti di noi. Tanti di noi siamo stati coinvolti in maniera, ma voglio dire non solo professionalmente, ma anche umanamente. Perché la perdita di colleghi, la perdita sì, di tante ti, persone ti, ti che lascia, conosce, Ti lascia e, distrutto. Come voglio dire, ti scuote molto. Però, però ti, oh, ti dà a la fare... forza per spingere eh, a fare meglio. Eh, ti sì. dà la forza per dare qualcosa. Sì, sì, e abbiamo certamente. dato tanto. Quelli sono stati anni in cui la Sicilia. Veramente poi ha cambiato, o come voglio dire, ma io dico la società civile in generale ha cambiato completamente mentalità certo. e quindi ma... si, ci si è avviati in un modo diverso, cioè gli uomini d'onore sono diventati gli uomini del disonore, certo. la mafia che prima si gli uomini d'onore sono diventati quelli del disonore. Comunque noi non disperiamo di distruggerla completamente adesso ne parliamo perché lei è un esperto di mafia e corruzione quindi eh, chi più di lei ne può parlare. Eh, signor Questore lei ha detto la Sicilia come adesso anche ha confermato è diversa dal passato è, è migliorata certamente grazie alle istituzioni, grazie alle forze dell'ordine, eh, insomma alla magistratura che insomma hanno, avete fatto tanto. Anche la Campania, anche Caserta ha migliorato, lei, lei lo sa già naturalmente. Eh, ci sono sei commissariati. Abbiamo avuto nel lontano 2007-2008, quando lei era alla DIA, abbiamo avuto il periodo di fuoco di setola che è stato un periodo di, difficilissimo, si sparava per strada come niente. Oggi insomma si è più tranquilli, almeno apparentemente, perché la criminalità agisce lo stesso, non diciamo, è eclatante, cioè mh, fa rumore, diciamo così, ma sperimenta la teoria dell'immersione e questo noi lo sappiamo. Anticamente, tanti anni fa, fu sperimentato il modello Caserta, che fu un modello di successo, perché erano molto uniti le istituzioni, le forze dell'ordine e i servizi segreti. Io mi ricordo, eh, c'era il procuratore eh, nazionale Roberti, c'era il ministro Maroni, che veniva ogni mese, ogni mese a controllare che cosa avevamo fatto. Eh, insomma, ci fu, una, fu un grande successo. Insomma, la criminalità, si dice, cambia pelle e lei giustamente ha detto, mi devo, devo ripassare la geografia criminale. Intende ripassare, e allora io, come lei giustamente ha detto, sono stato per parecchi anni. Ho fatto quasi otto anni della mia vita alla direzione investigativa antimafia a Roma. E quando ero primo dirigente, come lei giustamente non l'hanno ha, lasciata ha detto, scappare, eh, se lo sono tenuti. Dice questo, ero, ce lo teniamo qua. Eh, io ero al reparto investigazioni giudiziarie della ah, eh. DIA e avevo la responsabilità. E della Camorra e dell'Andrangheta, mi occupavo di queste due grandi strutture mafiose, ovviamente non su Roma, su tutto il territorio nazionale. Coordinavo, Quindi pensi che esperienza c'ha? Già... Coordinavo tutte le attività anti-Camorra e anti indrangheta che si svolgevano da Milano fino a Reggio Calabria mm. e ovviamente una di queste, ho seguito tutte le attività tra il 2007 e specialmente il 2011, con il, io ero alle investigazioni giudiziarie e noi avevamo come nostra articolazione e occhio sul territorio il centro di, di Napoli, per cui, me, nella realtà, se vivo tutto a questa tutta la parte che riguardava il Casertano per quanto riguarda i Casalesi e tutta quell'attività fatta nei confronti Quindi del Caserta. Quindi lei ci ha seguito passo passo. Eh, in quegli anni sì, che sono stati gli anni più difficili per voi, gli anni di Caserta in quel momento erano anni difficili, erano anni di omicidi, erano anni sì. ovviamente di, in cui la legalità forse probabilmente eh, aveva delle difficoltà a imporsi, ma si è imposta proprio col modello Caserta di cui lei parla, ci cioè, si è imposta... Con il sistema di un, eh, come dire, di un coinvolgimento pieno e integrato di tutte le strutture istituzionali sì, sul sì. territorio, i e magistrati altre, di hey. cui parla lei, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, tutti uniti per sì. eh, dire, sconfiggere questo tipo e comunque eliminare. Eh, eh, questo cancro che praticamente avviliva e che stava prendendo la provincia di Caserta. Si è fatto molto in quei tempi. Molto, molto. E nel corso degli anni, ovviamente, eh, ci sono stati tanti e tanti arresti, tante operazioni della squadra mobile di Caserta, dei carabinieri, un'attività complessa, un'attività che ha visto impegnati con grande sacrificio gli uomini di questa città, che non vorrei chiamare eroi, ma vorrei chiamare, chiamare proprio professionisti del loro lavoro, Vero. capaci di, come voglio dire, di dare non solo le loro capacità umane, ma anche le loro capacità professionali svilupparle al massimo Vero, per, per addivenire a quel risultato a cui poi si è addivenuti con quel modello Perché Caserta. il modello Caserta l'abbiamo esportato pure. Ovviamente sì, e questo è stato importante. Ovviamente come in Sicilia, così come anche qua a Caserta... Ci sono, come voglio dire, sono state esopite le manifestazioni più eclatanti delle strutture criminali, certo. l'omicidio, il tentato omicidio, non abbiamo più quella, come dire, quella, quello continuo sviluppo di attività criminose sul territorio che tanto preoccupava non solo la comunità casertana, ma oserei dire la comunità nazionale. Questo non significa però che l'attenzione... Che possiamo stare eh, beh, a riposarci. Che possiamo stare a riposarci. Sì. Perché voglio dire, il male, che poi lo possiamo etichettare con grandi, con diverse formule, lo possiamo chiamare mafia, lo possiamo chiamare ndrangheta, lo possiamo chiamare camorra, lo possiamo chiamare casalesi, lo possiamo chiamare mille modi diversi, sarà, è presente comunque. Il problema è di limitarne... Le, azioni. le capacità di azione ma quello che è più importante non è tanto di, limitare, di eliminare le capacità d'azione sotto il profilo strettamente criminale ma è quello di evitare di, che questo tipo di struttura si incune e si infiltri nella comunità civile nella eh. comunità, ormai si ne, è già infiltrata ne, però nelle, bisogna nelle estirparla e così via dicendo allora ecco che l'attività deve essere sempre vigile deve essere sempre attenta da parte di tutte le forze di polizia e nella realtà è così perché non è che poi quando si è finito il modello Caserta sono finiti gli arresti quando si sono eliminati eh certo. più. gli arresti sono continuati il certo. lavoro è continuato e continuerà certo. e sta continuando sia nella questura di Caserta ma mi permetto di dire anche tutte le altre articolazioni istituzionali adesso c'è lei, siamo sicuri che continua perché Ma lei te... ha studiato parecchio il nostro territorio, non è che inizia da adesso, l'ha già studiato parecchio e l'attenzione sarà massima eh, quindi sarà sicuramente massima. sarà massima Ma Costore, mafia e corruzione sono punite allo stesso modo nel codice penale, si dice che sono due forme criminali dentitori cioè hanno la stessa capacità di penetrazione nella, nel tessuto sociale, economico e politico, la campania purtroppo ha ah, la maglia nera per la corruzione no, non è che voglio difendere i campani perché io sono napoletana ma eh, la corruzione ormai è dilagante eh, in tutta Italia da nord a sud da sud a nord è cambiato il mezzo il, to, il dot des cioè non si fa più la corruzione attraverso il denaro ma attraverso i favori, cioè il viaggio esotico, diciamo, il posto diciamo, alla figlia, alla moglie e quant'altro. Per quanto riguarda la mafia, ho trovato una bellissima frase del, eh, di un agrigentino di un suo conterraneo, Leonardo Sciascia un bravissimo e famosissimo autore di saggi romani ed è stato il primo a parlare di mafia nei suoi libri e diceva così: la mafia muove gli interessi economici e di potere della borghesia che non imprende ma sfrutta. Bellissima, è, una, è, è proprio la verità. Ma vede, questo va a corroborare. E di... di Agrigento, eh? Ma va a corro. Ma da Agrigento, avuto... Agrigento abbiamo avuto tanti, oltre a Sciascia se andiamo più indietro abbiamo avuto Perandello, poi abbiamo avuto Empedocle, se andiamo ai tempi più lontani. E in ultimo abbiamo avuto il Garoppolo. Grande... Ma la Sicilia è una terra è... bellissima. È Io una sono terra. una fan di, di, della Sicilia. Ho avuto mio figlio che ha fatto il servizio militare in Sicilia ed è rimasto diciamo, particolarmente colpito dalle bellezze, dal mare. E lui è goloso, quindi particolarmente di un dolce particolare sono i, i, i cannoli. I cannoli sono, sono una cosa, la cassata siciliana. Vabbè, comunque anche qui, devo dire, in questi pochi mesi che sono, non, sì, non ma... siete tanti secondi alla Sicilia perché sapete cucinare, sì, sapete sì. valorizzare bene... I prodotti del territorio. Eh, la quindi. caserta non lo so, io sono napoletana e insomma, eh, diciamo, parteggio oh, per eh, Napoli, però eh, insomma, anche qui eh, cucinano bene, hanno le loro cose, ma i cannoli siciliani, la cassata siciliana è una cosa di fronte alla quale non resisto, è, è, una, è una debolezza umana. Eh, parlando di mafia, intervistai tanti anni fa il procuratore nazionale Roberti, Franco Roberti, nazionale altivarra e Al quale dissi, Signor procuratore, ma com'è che la mafia non si riesce a debellare? L'impegno è tanto della polizia, dei carabinieri, dei magistrati. E lui mi rispose così: disse: eh, 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 bisogna investire, bisogna, lo Stato deve capire che deve investire in risorse finanziarie, risorse organizzative e in forze dell'ordine, perché la legalità costa. E io aggiunsi. Dissi, Signor Procuratore, tutto costa, anticamente si diceva: Sine pecunia, non cantante urmisse, quindi è giusto che sia così. Lei è d'accordo? Io, oltre a questo, aggiungerei ovviamente. Eh... Quando tu devi fare una guerra contro dei soggetti devi essere preparato a farla, eh. quindi devi avere eh. le strutture e i mezzi per poter, eh, oper colpi, eh, per poter operare. Eh certo. E questo è normale, un eh esercito certo. si muove ma deve muoversi ovviamente con le armi, in senso, come lato. Voglio dire, in senso lato, cioè deve muoversi in un modo o nell'altro preparato ad affrontare una guerra per poterla vincere. Io dico però anche un'altra cosa che è importante. La cosa importante è che i, la società civile ti segua e cambi mentalità, cioè veda in queste strutture criminali che sono l'aspetto patologico e devono rimanere soltanto l'aspetto patologico della società, non l'aspetto ordinario. Gli uomini nascono tutti sani, poi ovviamente nel corso della vita si ammalano, ma ovviamente il male è la parte patologica, non è certo. che tutti gli uomini stanno male, non è che tutti gli uomini hanno un tumore, tutti gli uomini stanno bene, ciascuno stanno male. Certo. Ma questa è la parte patologica, così è come il discorso della mafia e della criminalità. La criminalità è un aspetto patologico della società, fin quando è patologico e tu lo domini, lo controlli, lo limiti. Quando praticamente da patologico diventa un aspetto ordinario, cioè diventa l'ordinarietà nella conduzione di una società, allora lì diventa difficile, diventa complicato. E allora che cosa dico? Che oltre tutti quegli aspetti di cui abbiamo parlato, un altro fatto importante, ecco perché ogni tanto io ho una grande ammirazione per il giornalismo, per i giornalisti e per le televisioni perché sono un altro elemento importantissimo, un altro tassello fondamentale nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Sì. Perché? Perché devono diffondere la cultura della legalità, devono diffondere la cultura del buon vivere civile e lo devono fare assieme a noi e assieme a tutte le altre strutture. Oggi si parla di sicurezza integrata, cioè si parla di sicurezza partecipata. Che cosa significa? Che la sicurezza non la puoi più solo ed esclusivamente delegare alle forze di polizia. Certo. Ogni singolo soggetto che fa parte di una comunità, di una polis, quale può essere Caserta, certo. deve orientare la propria attività verso la legalità. Certo. E per orientare questa sua attività verso la legalità, deve cambiare mentalità. E la cultura che deve, deve essere diversa. Deve essere diversa. E la cultura è diversa se tutti noi diffondiamo questa cultura. Tutti di, insieme. Tutti insieme diffondiamo questa cultura. Io l'altro giorno sono stato a Casal di Principe, eh, eh, c'era Don Giotti, praticamente ah, era Don Giotti. venuto Don Giotti a Casal di Principe in un immobile confiscato alla criminalità organizzata dove... È un immobile dove praticamente si, si lavora per la legalità. E vedere un uomo come Don Giotti, ma come tanti altri, che in un modo o nell'altro dopo 50 anni continuano a spendersi costantemente per diffondere sì, questa storia. Ah, un altro che ha grande passione. È, perché ci mette la passione, ma quella passione è fondamentale. È, è fondamentale perché la devi diffondere tra i giovani, tra le nuove persone eh che saranno sì. coloro che poi domani prenderanno il posto suo come giornalista o il posto mio come funzionario di polizia come questore. Ecco perché è importante, sono importanti i media, sono importanti i giornali, che Sono devono, diffondere, perché devono diffondere questa cultura. Però devono diffondere eh, le cose buone anche, sì, le cose cattive, ma soprattutto secondo me le cose buone. Perché oggi al male ci si è abituati. Cioè, il furto eh, vabbè, eh, eh, è stata uccisa, eh, vabbè. Cioè, ci si è abituati. Invece bisogna imparare, reimparare a scandalizzarsi. E bisogna imparare di nuovo. Come diceva lei all'inizio dell'intervista, alla relazione. E sono fondamentali. Bisogna imparare a parlarsi. a parlarsi. E dobbiamo incominciare dai giovani. Dai giovani. Perché talvolta, quando lei diceva eh, il discorso che fuori intervista si parlava del telefonino, delle chat o cose di questo tipo. Noi, sì. noi, con questi nuovi strumenti, che sono ottimi anche per il lavoro. Certo. Sono strumenti fantastici che... Ma non porti... sono sostitutivi dell'essere umano. Non sono sostitutivi dell'essere umano, delle relazioni, della capacità di vivere, della di capacità di gioire, della capacità di soffrire insieme. Queste sono delle cose fondamentali. Bisogna essere cioè, empatici. Ecco, oggi Capito. ci siamo disabituati eh sì. a vivere, a giocare, a soffrire e a gioire insieme. E quello deve essere fondamentale, dobbiamo ripescarlo, dobbiamo riprenderlo, perché è quello che anima l'uomo e che anima la capacità certo, di certo. ogni singolo soggetto a dare il meglio di se stesso. Certo, diceva il, 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 questo Rebolelli, ogni, il suo mantra era eh, ognuno deve fare la sua parte. È Perché così tutti insieme oggi c'è il sinodo il sinodale, questo vuol dire stare insieme, partecipare è l'unica via di uscita. C'è la guerra in Ucraina. E noi siamo preoccupati, non siamo ancora usciti diciamo, definitivamente dalla pandemia e ancora ci siamo dentro, ci sono tanti focolai e c'è questa guerra che ci, eh, diciamo, che ci preoccupa non solo. Ecco, la mafia eh, ha sempre approfittato dei periodi di crisi, eh, terremoti, alluvioni, eh, diciamo, emergenze e rifiuti, adesso sta approfittando anche ad esse aumento dei prezzi, eh, preleva merci, eh, spende in armi, eh, approfitta sempre, anche in pandemia ha eh, diciamo, approfittato stato stata tanta usura perché gli imprenditori non avevano soldi e andavano dai usurai. e Io lo raccomando sempre ecco, a chi ci ascolta di non andare mai dagli usurai perché andare dall'usuraio significa perdere quel poco che si ha perché non, non, diciamo, non si esce fuori da questo tunnel. Molti imprenditori sono andati dagli usurai, dietro agli usurai c'era la criminalità organizzata. E hanno perso l'impresa e quindi sono diventata ancora di più, la mafia è diventata ancora di più imprenditrice. Lei è stato, ha, ha studiato molto, eh, si è occupato molto di usura ed estorsione nel lontano 1993, vedi che io ho studiato, eh, come dirigente del commissariato di Sciacca. Se lo ricorda? Fatto... Quindi è maestro nell'usura. Io ho fatto sette anni giù in Sicilia al commissariato ed è una delle più belle esperienze che io abbia fatto nella mia vita, perché tutto questo tipo, non solo abbiamo lavorato in maniera incessante sul fronte ecco, dell'estorsione, dell dei danneggiamenti, in un, come dire, in un territorio difficile, in un territorio anche quello, voglio sì. dire, in cui l'attenzione doveva essere fondamentale. Ma abbiamo lavorato anche lì, nel lontano 1993. Anche io ricordo le televisioni locali, ricordo i giornalisti del tempo, ricordo tutte queste persone, ma belle persone che oggi poi ancora mi chiamano, con cui abbiamo lavorato in collaborazione sotto eh. questo aspetto. E anche con la società civile, con la comunità. Sì, è importante. E incontri nelle scuole, incontri con le associazioni, incontri con i commercianti, incontri con gli esercenti, incontri quel discorso di far diventare. La sicurezza non ne io do sicurezza, ma noi diamo sicurezza. Declinare è sempre il verbo alla prima persona plurale. È vero, è vero. In questo modo si vince col noi si vince. Noi. Con l'io non si vince. Da, eh mai. sì sì, da soli non si va da nessuna parte. signor Questore, è, è, è una parola agli imprenditori per convincerli a, a denunciare, perché tanti sono vessati da anni e stanno zitti perché hanno paura. Hanno paura dice noi denunciamo e poi rimaniamo soli, guarda, come, sono... come, come li convinciamo, li spingiamo? Io già so, quando sono arrivato, tra le cose che ho fatto, sono andato nelle pre... dai presidenti delle associazioni, presidente di Confindustria, presidente di Confcommercio, sono andato alla... dal presidente della Camera di Commercio, ho cercato di incontrare proprio quelle istituzioni che fanno parte del noi. Dove ho detto questo? Il questore è qui, è presente e con voi, io lavoro decine di ore al giorno, lo faccio con grande piacere. La mia disponibilità, come la disponibilità ovviamente degli uomini che devono affrontare questo tipo di problema, è massima. Voi qui troverete lo Stato che sarà sempre al vostro fianco, che sarà sempre presente per essere incontro, per andare incontro a voi, che sarà sempre costantemente fermo con l'attenzione sotto questo versante. Quindi bisogna... Avere fiducia nelle istituzioni sì, e nello Stato. Bisogna avere fiducia. Assicuro, è un periodo è... un po' particolare questo, che il cittadino si è un po' disamorato per tante cose che sono capitate non belle in alcune istituzioni e si è un po' disamorato. Queste trasmissioni, e sono tanti anni, ormai sono 15 anni, eh, che le faccio, e so, hanno proprio questo scopo: di avvicinare il cittadino alle istituzioni e anche viceversa. Perché molti mi ringraziano, dice ma anche noi sappiamo dei cittadini grazie a lei. Ed è importante la comunicazione, mi trovo diciamo, particolarmente d'accordo. E nelle scuole, molti funzionari vanno. Per, per, eh, ad ogni, cioè, di ogni ordine e grado anche a Caserta vanno, spiegano la legalità eh, che, cosa, che, che paga la legalità è l'unica cosa che paga e spiegano la criminalità si sostituiscono, non si sostituiscono aiutano un po' la famiglia perché diciamo la verità molto spesso, non diciamo sempre ma la famiglia è un pochino diciamo assente nel senso che praticamente eh, diciamo, al giorno d'oggi è difficile andare avanti con uno stipendio, molte famiglie lavorano tutte e due, magari fanno il tempo lungo, si incontrano sì e no di sera con i figli, non hanno tempo di dialogare. E bisogna e, trovarlo il tempo, vede, trovarlo. io sono, sono quest'ora e sono anche genitore. Però io dico che la polizia di Stato fa tanto in questo e, campo. Ma noi andiamo nelle scuole di continuo, io dico sempre andate, io vorrei farlo ma praticamente dovrei dividermi in cento quest'ora, il che molte volte è difficile. Però dico sempre ai miei funzionari, fatevi una pianificazione, andate nelle scuole, ma le scuole dalle fino sì, ad sì, arrivare sì, alle scuole. Per più insegnare grandi. il rispetto eh, per cioè quest'ora la prima cosa. Per insegnare il rispetto dell'altro, sì, per insegnare il sì. rispetto dell'altro, il rispetto del tuo compagno di scuola, il rispetto del tuo insegnante, il rispetto. Quello è fondamentale. Sì, sì. Però ecco, quello che dicevo a me devo dire un discorso. L'altro giorno ho ricevuto perché. Tento anche di ricevere delle persone e di trovare anche il tempo per questo. Ho ricevuto due mamme che sono venute da me dicendo, signor questore... Vogliamo parlare con lei, ci aiuti con i nostri figli, ci aiuti con la Movida, ci aiuti, noi siamo preoccupati. Ho detto a loro, io e da due mesi che sono qui abbiamo restituito tutti i servizi anti Per la Movida servizi, perché è importante? La, la polizia la butto in strada, ce la metto in strada, ma non solo la polizia, la i carabinieri sono sempre presenti eh. sul territorio, specialmente nelle giornate di venerdì e sabato. Dicevo a queste mamme, rassicurandole, dicevo però anche un'altra cosa. Dobbiamo incominciare a recuperare la figura del genitore, dobbiamo incominciare a recuperare le funzioni di ciascuno, perché la polizia da sola non ce la fa. La polizia ha bisogno che i genitori stiano... Contenti. Siano presenti anche loro. Seminarium rei si diceva anticamente. La prima cellula. Nelle scuole è, è importante che anche nelle scuole, ecco, io sto cercando di fare andare i miei funzionari delle scuole che siano... Sì, presenti. È importantissimo. È importante anche fare un incontro con i genitori, perché praticamente i genitori taluni sono, sono scoperti. Sotto alcuni profili, per esempio il discorso di tutti i social, Facebook o altre cose. Molte volte il genitore, quando aveva il figlio a casa. Cyberbullismo. Eh, quando avevi il figlio a casa era sereno: dice, Mio figlio è a casa, quindi io sono sereno, non, non, non ci sono pericoli. Eh non Invece, sereno. dentro una casa con un telefonino, tu sei in mezzo a un mare di pericoli tutto. se non lo gestisci nella maniera consapevole. E allora ecco che è importante dare anche gli strumenti ai genitori per affrontare questo tipo di disagio. C'è certo. l'ignoranza di quel l'aggeggio, l'ignoranza di, 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 di quel di quel problema. No? L'ignoranza non nel senso negativo, l'ignoranza nel senso che si ignorano determinate cose e poi non hai gli strumenti per poter affrontare, eh certo. per poter dare una direzione giusta a una determinata situazione. Ecco perché è importante quel discorso che le dicevo, di, che le dicevo di andare nelle scuole, di parlare con oh, i certissimo. ragazzi, ma anche di parlare con i genitori. Io in alcune, in alcune questure, purtroppo oggi il, ultimamente il covid ci ha condizionato molto anche nell'incontro con le persone, e ancora come giustamente diceva lei, non ne siamo perfettamente usciti. Ma io molte volte, quando facevo, organizzavamo dei percorsi di legalità con le scuole, io molte volte, oltre a incontrarmi con gli studenti nelle scuole, dicevo ai direttori, agli dirigenti scolastici: anche di pomeriggio sono disposto, voglio incontrare solo i genitori degli alunni. Sono importante. i genitori, perché voglio sapere da loro quali sono le loro difficoltà, i loro problemi, pro, voglio dire anche a loro dare gli strumenti per cercare, per quello che posso fare in relazione a quelle che sono le nostre attività. Ma io mi ricordo che ci incontravamo, organizzavo anche con psicologi di fama questi incontri, Bravo, che potevano così, dare anche eh, gli strumenti so. a livello psicologico per poter esaminare sì, determinate, determinate situazioni. Come voglio dire, sono tanti tasselli, dottoressa, sono tanti elementi che noi dobbiamo incastrare, mettere, incastrare in questo pazzo. È vero, se no non lo finiamo mai questo pazzo. Guardi, lei sta dicendo parole giustissime perché avrà sicuramente successo perché su questo territorio già è iniziato perché ci sono stati tanti convegni eh, nell'Aula Magna della Scuola Livi Agenti eh, di questi incontri anche con magistrati una volta è venuto anche Gratteri che il... guarda, noi lo facciamo anche nelle, nelle cose più, più banali ma più semplici noi abbiamo le fiamme oro qua e a Marcianise sì. e, e con, i parla, con i ragazzi parlavo l'altro giorno diceva signor questore noi abbiamo quasi 200 ragazzi che vengono da noi a fare pugilato, a fare lotta libera a, a Marcianise la... ma anche qui alla scuola di polizia abbiamo le, le fiamme oro ma è bellissimo, cioè, vede le Fiamme Oro non è solo il discorso di vincere la Coppa, di partecipare alle Olimpiadie, ma, stare ma di, di incominciare a dare futuro a tutti questi ragazzi, a certo. tutti questi giovani, di certo. portarli verso quel sistema di cui abbiamo bisogno. Io parlato le noi. predico un grande successo perché lei partendo dal dialogo giungerà eh, dovunque, vede ha già ricevuto le mamme che si sono fidate del suo modo di parlare perché insomma si sono sentite le parole che ha detto nella prima conferenza stampa e là è, insomma è, è, è il battesimo un po' della persona. Eh, sul questore anche la, la, uh, uh, la polizia segue molto le dipendenze dei giovani alcol, droga e gioco, purtroppo eh, si è abbassata fortemente l'età dei consumatori ecco, molti, io lo dico sempre ai ragazzi, la droga di non, in, diciamo, imboccare questo tunnel, perché difficilmente se ne esce, loro molte volte lo fanno per gioco, per noia per non essere scartati dagli stessi compagni che dicono, vabbè è piccolino, no, non vuol provare la droga, ecco, lei, come, diciamo, cosa dice, vuol dire ai giovani, per non, diciamo, convincerli a non imboccare questa strada, perché oggi ci sono perfino i pusher che sono piccolissimi, 12-13 anni, si beve anche molto e poi la mente, diciamo, viene eh, diciamo, Guardi, alterata. Il, il discorso de, su, Si su, ritorna alla famiglia. Ritorniamo a tutte le strutture di base che ci sono nella nostra realtà eh. e tutti dobbiamo operare in questo senso. Io lei parlava del commissariato di Sciacca. Io ho fatto decine di operazioni antidroga quando ero lì perché la droga è la distruzione del futuro dei ragazzi, è la distruzione del futuro di giovani che poi dovranno affrontare la droga certo. successivamente. E quindi ecco che lì è importante fare sempre quell'opera di sensibilizzazione. Dare anche, come voglio dire, le indicazioni ai giovani di che cosa significa poi, di che cosa avere, le cosa conseguenze. significa la dipendenza dalla droga. E quello è importante farlo, ma non solo, dalla droga, dal gioco, dall'alcol, dal, dal computer, e dai, dai, dai media, da tutte queste cose. Quello è importante, ma anche lì, in tutte queste situazioni, ci vuole l'aiuto di tutte le istituzioni, sì. anche lì... E, e di tutti coloro che comunque sono protagonisti in ogni singolo settore. Sì. C'è cioè, il discorso dell'alcol: se io parlo con la Confesercenti o con i, i titolari dei bar, sono loro i primi che devono rispettare la legge e, e che certo. devono camminare insieme a noi per dare un futuro, un futuro giusto ai giovani, non un divertimento sbagliato. Sì. E allora ecco che lì. E, e, si deve camminare osservando, le, le regole ci sono, ma le dobbiamo osservare tutti, ancora di più chi è adulto, ancora di più chi ha responsabilità, perché ognuno di noi che ha una struttura, anche chi è titolare di un bar, di un'enoteca, di una struttura, è responsabile. Certo. Se praticamente non segue le regole, se magari diamo lo sciottino di un euro al ragazzino che ha 14 anni, perché vede, non è che la polizia può essere in ogni bar, in ogni traversa, in ogni rione, in ogni stradella, perché sennò no a questo punto qua io dovrei avere 10.000 uomini che stanno sul terreno. Eh certo. E allora no, ecco il discorso del noi, il discorso che ogni persona deve essere responsabile e deve rispettare la legge certo. e deve rispettare le normative. Certo. Ovviamente poi anche, ci sono anche i nostri controlli, ci sono anche, e voglio dire io... E in tutte le strutture dove sono stato, ma anche qui, e, e se mi capiterà, ma ce l'ho fatto, ho chiuso barre con l'articolo 100 perché sono frequentati da pregiudicati, perché non rispettano le normative ed è quello che continuerò a fare. Ma quello che mi interessa di più non è tanto reprimere, quanto prevenire, perché quando già io reprimo, già il danno è fatto. La frittata è fatta. Già la frittata è fatta. Io non devo reprimere, io devo prevenire, ma devo prevenire con l'aiuto di tutti gli altri, non solo con la o presenza sul territorio, certo. ma anche con l'aiuto di ogni singolo gestore che opera, sulla, certo, certo. che opera sul territorio, perché è importante. E' collaborativa così, la co cosa. E allora se così si fa possiamo arrivare a dare il, come voglio dire, il giusto divertimento ai nostri ragazzi, perché non è che ci si diverte solo eh, bevendosi due litri di alcol e non una, si risolve niente. E poi cadi in come tirico per la strada, cioè, certo. non è quello il divertimento. Certo. Il divertimento è altro: uh, uh, è vivere insieme quello che io le dicevo. Certo, e certo. vivere insieme. insieme per la prevenzione, lei ne ha parlato anche a proposito del carcere il carcere è una realtà che io seguo molto, eh, perché dico sempre, è una cosa che io ripeto sempre, un mantra, i, i detenuti devono pagare per quello che hanno fatto di male, però per il resto deve essere rispettata la dignità, lei avrà saputo quello che è successo al carcere di Santa Maria Vetere, non lo voglio neanche sottolineare, e insomma però c'è un dato di fatto, che sono sovraffollate le carceri, la, la, diciamo, la Comunità, la, 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 la Corte Europea eh, ci ha eh, bacchettati, ha detto che siamo disumani e c'è un, eh, un sovraffollamento enorme. Lei a proposito delle carceri dice repressione se necessario, prevenzione sempre, ma la prevenzione come si fa? Ma dove sta parlando delle carceri? Delle carceri. Guarda, io Lei lo ha ho... detto, prevenzione, eh. repressione se necessario, prevenzione sempre. Sì, ma un discorso di carattere generale è il Ge discorso che io le dicevo prima, cioè il, quando gli dicevo la repressione è fondamentale perché la devi fare certo. nel momento in cui c'è un fatto, ma quello che è più importante è la prevenzione, cioè quello che è più importante è evitare che i reati vengano portati a, a compimento eh sì. e per fare questo tipo di operazione continuo a dirle. Io metterò, è importante la presenza sul territorio sì. della, della Polizia di Stato ed è quello che stiamo facendo sì. in questi primi mesi che io sono qui. In questi primi mesi abbiamo cioè ho compulsato tutto questo tipo di attività sul territorio, la presenza della Polizia di Stato, ma non solo a casetta. È importante. Anche abbiamo... vedere un poliziotto no. che cammina eh, e fa eh, solo la presenza. Ma ovviamente sì, ovviamente sì, e io voglio che ci sia, che si. Più tempo passa e più ci, più ci sia la voglia di polizia di da parte del cittadino. Ah, sì. cioè il cittadino deve avere la voglia di avere la polizia intorno a sé, la voglia di avere il poliziotto che gira per la strada. Allora, sì, che lì stiamo incominciando a Vivere. mutare un certo tipo di mentalità. Certo. cioè il vedere il poliziotto non come la persona che reprime o che dà la bastonata, ma il vedere il poliziotto come qualcuno che ti aiuta di prossimità. Esatto, è quello il discorso, no? Senta, uh... La lascio andare perché lei è impegnatissimo. Un'altra sola cosa, un altro paio di cose perché ne avrei un sacco. Ma comunque, avviso, vorrei fare un avviso agli anziani. Adesso ogni tanto ci sono dei cicli, dei periodi che vanno alle truffe agli anziani. Ecco, non guardi me perché io non sono anziana, sono diversamente giovane. Allora, il fatto è così. Eh, eh, le, le truffe sono sempre le stesse agli anziani, si telefona all'anziana e si dice guarda tuo figlio, tuo nipote sta nei guai, eh, devi pagare dei soldi per tirarlo fuori eh, dai guai. L'altro giorno una novità, perché c'è una fervida fantasia poi nel creare queste truffe, eh, quattro giovani erano eh, eh, a Barcaturo in provincia di Napoli, hanno bussato alle 5 e mezza di mattina a una signora anziana, la signora anziana ha risposto e loro tutti affannati hanno detto eh, noi siamo affanati, abbiamo subito una rapina, siamo proprio eh, diciamo, fuori di noi per questa, questa rapina che abbiamo subito. La signora anziana si è prodigata e ha detto prego accomodatevi, vi offro un caffè. Mentre ha offerto il caffè, le hanno preso tutti i soldi e anche il corpo. Io raccomando di non aprire, non aprite a nessuno, vedete dallo spioncino e anche se vedete delle divise sono rubate, sono taroccate, non vi fidate, giusto così? ecco Bisogna La sua fare, parola bisogna, vale più della mia. Bisogna fare molta attenzione. Okay. Bisogna fare molta attenzione e bisogna, come voglio dire, quando c'è qualsiasi cosa di strano, se tu hai un parente, un figlio, un amico, un qualcuno, chiama sempre prima di far entrare delle persone a casa. Chiama eh. sempre, mai quando sei da sola a fare entrare le persone a casa, perché poi alla fine sei l'anello debole della catena e sei debolissimo quindi poi incorri in questo tipo di, di situazioni quindi sempre chiamare i propri familiari più vicini. Certo, io lo dico sempre le forze dell'ordine, 112, 113 chiamate pure i vigili ma Ovviamente. insomma una, una, diciamo che vi possano dare aiuti allora noi ringraziamo eh, tutti i poliziotti, la Polizia di Stato per il lavoro enorme che hanno fatto in pandemia, li ha ringraziati anche a fine d'anno il capo della Polizia, Lamberto Giannini il quale ha detto sono stati incomiabili, infatti noi l'abbiamo visto hanno controllato il territorio il rispetto delle regole insomma hanno fatto tanti tanti sono morti anche di covid eh. stata, la prima è stata una, una signora, una donna, un agente mi pare che rispondeva al telefono era una voce che tutti conoscevano e quindi abbiamo avuto anche delle perdite diciamo, della polizia, quindi sono stati molto bravi in questo periodo triste di pandemia allora, eh, signor Questore eh, mi saluti la sua città Uh, Agrigento che è bellissima, è una cosa meravigliosa, chi non la conosce insomma è meglio che va a visitarla, eh c'è la Valle dei Templi. Che voi qui avete la Regia di Caserta che voglio dire è veramente un bene dell'umanità, quindi eh, potete beh. freggiarvi anche voi e, e di monumenti sì. meravigliosi diciamo, bellissima, no? è bellissima. molto belli, quindi io la ringrazio del, dell'intervista, la ringrazio di questo dialogo che abbiamo fatto insieme. E quello che le dico che le assicuro è che la mia passione crescerà sempre di più fino a quando resterò a Caserta. Certamente. Cercherò di dare io sono il contenta di averla conosciuta, è una bellissima persona lei e questo è un mio saluto particolare, cioè un mio mantra che io ripeto sempre. Se si è trovato bene, signor Questore, eh, oggi non è stata troppo di scaro per lei questa intervista, se si è trovato bene, io fin da adesso l'aspetto qua. D'accordo, va bene. Le auguro buona giornata. Buona, buon lavoro. Buona giornata anche a lei, un, un buongiorno a tutti i telespettatori. E io sono il vostro questore. Sono qui per, per, darvi quella, per cercare di darvi sempre più quella legalità e quella sicurezza che è fondamentale per il buon vivere civile. Grazie ancora a tutti. Grazie, il questore. Arrivederci a voi alla prossima.